pronti, via, ribaltato il fattore campo nella serie con Torino. Partenza ai blocchi da favola per la Pallacanestro Trieste, che in una partita complicata riesce a trovare una difesa competente, un Brooks da applausi e un ultimo quarto corale che traduce l'esordio playoff in esterna in un successo. L'inizio è bruciante per la squadra di coach Christian, che lascia fuori campo grande come previsto. Reyes, Brooks e Candussi bucano ripetutamente la retina da tre punti, stordendo di canestri i padroni di casa nei primi 5 minuti. Il time out di Ciani rimette in carreggiata la Reale Mutua, che si affida a Vencato per prendere il ritmo in attacco. I biancorossi restano competenti, pure Filloi è abile e arruolato, mentre la tripla di Bossi fissa il primo parziale di quarto sul 18-28. Nella seconda frazione due triple piemontesi riportano i padroni di casa a contatto. Poi Trieste sciupa una serie di palloni in fila e perde la via del canestro. Ecco che la gara sembra ribaltarsi sul 33-30. I giuliani però sfoderano tutte le armi che hanno a disposizione. Ruzziere e De Angeli danno contributo, Superman Reyes si mette al lavoro e Brooks con una tripla riporta gli ospiti in vantaggio. Thomas e soci però hanno ingranato le marce giuste e si va negli spogliatoi sul 45-41. Poser e De Vico sostengono il leader Thomas al rientro in campo nel terzo quarto. Il 56-48 che induce Christian al time out sembra il classico parziale che orienta la partita. Sotto di 9 punti però Trieste non fa una piega, affidando all'ispirato Brooks libertà d'azione in attacco, mentre Filloi torna a fare il Filloi, canestri da distanze siderali che incidono sul match. Biancorossi avanti sul 62-64 al trentesimo. Nell'ultimo quarto si entra in vero clima playoff, si fa fatica a segnare, le difese prevalgono sugli attacchi e fighter come Vildera e Pepe emergono nella lotta. I liberi segnati dai piccoli triestini sono manna dal cielo, procurando il più 6 a 3 minuti dal termine. Thomas e Vencato sono gli ultimi ad alzare bandiera bianca per Torino, ma la squadra di Christian ha decisamente qualcosa in più in difesa e quella voglia di strappar palla all'avversario insieme alle ultime trovate di Filloi e alla chiusa di Brooks, che ne mette 27 a referto, a permettere di chiudere il match e portare la serie sullo 0-1.